Camillo Zampa sta riproponendo in questi giorni Harold e la matita di viola di Crockett Johnson. È uno di quei libri fondamentali nella storia del libro illustrato e che per fortuna ci viene riportato dopo una parentesi in cui non era più disponibile presso nessun editore. Crockett Johnson è un fumettista e Harold e la matita viola è il suo libro illustrato più famoso. In realtà è il protagonista Harold e la matita viola, che vediamo qua, una specie di bacchetta magica, come vedremo, è il protagonista di una serie di libri illustrati, di cui soltanto alcuni sono stati tradotti in italiano. Crockett Johnson è stato anche fumettista, dicevo, e opera negli anni 50. Harold e la matita viola compare per la prima volta nel 1955 e viene ora riproposto nella traduzione di Sara Saurin. Leggiamolo anzitutto per capire perché, vorrei farvi sentire che cosa ha davvero di tanto straordinario. Anzitutto vediamo che, coerentemente con la matita viola, lo spazio delle sguardi, lo spazio transizionale, liminare del libro è viola. È uno spazio fantastico, come è fantastico il segno che questa matita viola lascia sulla carta mentre entriamo dentro il libro. Ed ecco che Harold a un certo punto si guarda intorno e vede tutti i segni che ha lasciato sulla carta, mentre a questo punto, dopo aver visto e affrontato il frontespizio, ci aspettiamo che cominci la storia vera e propria. Una sera, dopo aver pensato per un bel po', Harold decise di andare a fare una passeggiata al chiaro di luna. Ma la luna non c'era e ad Harold serviva una luna per fare una passeggiata al chiaro di luna e gli serviva qualcosa su cui passeggiare. Fece una strada lunga e dritta, così non si sarebbe perso, e iniziò la sua passeggiata portando con sé la sua grande matita viola. Ma pareva che quella strada lunga e dritta non portasse da nessuna parte. Allora abbandonò la strada e prese una scorciatoia attraverso i campi. La luna lo seguiva. La scorciatoia portava proprio dove Harold pensava che ci sarebbe stata bene una foresta. Non voleva perdersi, allora fece una foresta piccolissima, con un albero soltanto. Si scoprì che era un melo. Le mele sarebbero state invitanti, pensò Harold, una volta mature. Allora mise un drago spaventoso sotto l'albero a fare la guardia alle mele. Era un drago davvero spaventoso. Spaventò persino Harold, che indietreggiò. La mano che reggeva la matita viola gli tremò. E all'improvviso Harold capì cosa stava succedendo, ma ormai stava affondando nell'oceano. Tornò a galla cercando di farsi venire alla svelta un'idea e in men che non si dica si stava arrampicando sul bordo di una barchetta. Velocemente issò le vele. Intanto la luna navigava con lui. Quando pensò di aver navigato abbastanza, Harold approdò senza troppi problemi. Scese a riva, domandandosi in che spiaggia fosse capitato. Ad Harold quella spiaggia fece venire in mente un picnic e l'idea del picnic gli fece venire appetito. Allora preparò tutto per una bella merenda. C'erano soltanto torte, ma erano tutti e 9 i tipi di torta che Harold preferiva. Quando Harold ebbe finito il suo picnic, ne era avanzato un bel po'. Non sopportava che tutte quelle torte squisite andassero sprecate. Allora Harold lasciò che un alce molto affamato e un porcospino bisognoso finissero tutto. E poi proseguì la sua passeggiata, cercando una collina su cui salire per vedere dove fosse finito.
Harold sapeva che più in alto fosse andato, più lontano avrebbe visto, quindi decise di far diventare la collina una montagna. Pensò che se fosse salito abbastanza in alto, sarebbe riuscito a vedere la finestra della sua camera. Era stanco e sentiva proprio il bisogno di andare a letto. Sperava di riuscire a vedere la finestra della sua camera dalla cima della montagna. Ma quando si sporse per guardare dall'altra parte, scivolò giù. Non c'era un altro versante della montagna, stava cadendo nel vuoto. Ma per fortuna tenne in pugno la situazione e anche la sua matita viola. Fece un pallone e ci si aggrappò. E sotto al pallone fece un cesto abbastanza grande da poterci entrare. Dallassù c'era un bel panorama, ma Harold non riusciva a vedere la sua finestra, anzi non riusciva a vedere nemmeno una casa. Così fece una casa con delle finestre e fece atterrare la mongolfiera sul prato del giardino davanti. Nessuna di quelle finestre era la sua. Provò a pensare dove poteva essere la sua finestra. Fece qualche finestra in più. Fece un grande palazzo pieno di finestre. Fece tantissimi palazzi pieni di finestre. Fece un'intera città piena di finestre. Ma nessuna di quelle finestre era la sua. Harold non riusciva a capire dove potesse essere. Decise di chiedere a un vigile. Il vigile indicò la direzione in cui Harold stava già andando. Harold lo ringraziò lo stesso e ricominciò a camminare, seguito dalla luna, con tanta voglia di essere nella sua cameretta, a letto. Poi all'improvviso Harold si ricordò. Si ricordò dov'era la finestra della sua camera quando c'era la luna. Incorniciava sempre la luna. E allora Harold si fece il suo lettino, ci entrò e si tirò sopra le coperte. La matita viola scivolò a terra e Harold scivolò in un sonno tranquillo. Harold e la matita viola, dicevo, è un capolavoro. È un capolavoro per tanti motivi, perché la storia è di una grandissima sensibilità, perché la storia riesce a descrivere l'immaginario del bambino, cioè come effettivamente i bambini riescono a costruire un immaginario abitandolo, standoci dentro. Ma per il momento in cui viene scritta questa storia, 1955, è un capolavoro anche perché è un manifesto programmatico di ciò che l'albo illustrato, il libro per ragazzi più in generale, può fare. Perché un manifesto programmatico? Perché in qualche maniera crea da solo i suoi codici. Nel 1955 ovviamente ci sono già altri libri illustrati e iniziano già a esserci i primi picture book, ma questo libro rimane straordinario. Perché rimane straordinario? Anzitutto, leggendolo, si ha questa grandissima sensazione di fluidità, cioè che tutto ciò che capita, per quanto straordinario, sia perfettamente logico all'interno della sua logica specifica. Quindi sì, non c'è soltanto la meraviglia del fatto che un pennarello, una matita viola, può creare un mondo, ma c'è anche il modo con cui si rende perfettamente logico che questo mondo creato da Harold possa sorprendere Harold stesso. Harold viene sorpreso due volte. Viene sorpreso la prima volta perché gli trema la mano e quindi la mano inconsapevolmente va a disegnare un mare, e la seconda volta quando si arrampica sulla montagna e si sporge troppo fino a cadere. A ben vedere, le volte, come capita sempre nella narrazione, sono tre. La terza volta è quella in cui dentro la città non riesce a ritrovare casa propria. E questo è il vero tema del libro, il fatto di poter trovare la strada che torna indietro a casa, che riporta a casa, come poi
sarà qualche anno dopo con Nel paese dei mostri selvaggi di Morris Sendak. Ecco che invece la possibilità di ritrovare casa viene già annunciata prima in due momenti. Harold fa una strada dritta perché non vuole perdersi, e quando crea una foresta fa una foresta piccola perché non vuole perdersi, e poi dopo non riesce più a ritrovare la sua casa. Ecco che viene creato in maniera perfetta dal punto di vista narrativo. L'invenzione però avviene anche su un altro livello, cioè figurativamente riesce a creare questo paesaggio dentro cui Harold cammina mentre lo crea. Crockett Johnson ha un precedente per questo. Il precedente è un po' perso oggi, ma si trova nel fatto che gli illustratori verso la fine dell'Ottocento sono anche dei performer, cioè tra le varie forme di spettacolo dal vivo negli Stati Uniti d'America ci sono anche dei disegnatori che creano molto velocemente qualche cosa di disegnato andando avanti con la propria storia. Una memoria di questo si trova in alcuni dei primi film del cinema, e quindi del muto e quindi del cinema in generale, e si trova in particolare in un cortometraggio un po' più lungo, un mediometraggio, di Winsor McCay, in cui Winsor McCay riesce a disegnare un mondo mentre si sta esibendo dal vivo. In pratica interagisce con il cinema alle sue spalle. È interessante perché non sta più disegnando dal vivo, ma sta interagendo con uno schermo che ripropone il disegno dal vivo. A cosa ci serve questo? A vedere come, reinventando un nuovo genere, Crockett Johnson si ispiri in realtà al cinema. Cioè, questo sfoglio del libro, con le sue pause e il suo ritmo, in qualche maniera sta evocando una proiezione mentale. Cioè, sta suggerendo che, dal punto di vista visivo, la storia si possa vedere come un film dentro cui siamo immersi. E in effetti è così che la stessa immaginazione funziona, cioè è un'immaginazione dentro cui siamo e però contemporaneamente non siamo. Siamo noi a governare la storia, questo capita anche al lettore, non la prima volta, ma le tante volte in cui si farà rileggere una storia, ma oltre a essere noi che governiamo la storia, siamo noi che ci facciamo sorprendere dalla storia. Noi possiamo decidere dove va la strada, ma le emozioni che colgono Harold, come quando la mano gli trema, lo sorprendono sempre. Le emozioni in qualche maniera non sono governate, sono evocate dalla stessa storia, ma è nel creare quello che gli interessa che crea le premesse per le sue emozioni. In qualche maniera c'è tutta l'idea di quella che poi Winnicott chiama spazio transazionale, cioè uno spazio che è contemporaneamente qualcosa che governiamo e non governiamo. L'immaginazione e quindi la lettura di un libro è qualcosa dentro cui noi siamo attivamente, per cui contribuiamo a creare qualcosa, e al tempo stesso ci lasciamo sorprendere e ci capita qualcosa che non sapevamo. Allora perché Harold non sta soltanto disegnando, ma sta leggendo? Perché sta partecipando a tutto ciò che gli capita. Queste che sono le sue cadute, le sue scoperte, le sue emozioni, gli capitano, sono un suo gioco, ma al tempo stesso servono e se ne fa portare. È la stessa cosa che succede nelle notti di Little Nemo, sempre di Winsor McCay, o di Luca la luna e il latte, sempre di Morris Sendak. In qualche maniera quella notte è lo spazio dell'immaginazione, del sogno, ma del sogno guidato. Come facciamo a sapere che il sogno è guidato? C'è un indice poetico bellissimo che risolve il libro. Dov'è la luna? La luna è all'interno della finestra. Sì, la luna ha sempre seguito Harold durante tutto il suo percorso, perché quella luna è quello che lui è quel gioco che lui ancora è in grado di governare, non è una immaginazione folle che non si può più comandare. La luna lo segue,
dove era la luna? Era dentro la cornice della finestra. Quando disegna questa cornice della finestra, ritrova anche lo spazio di sé al centro dell'immaginazione. E lì, giustamente, finisce col disegnarsi il letto, lo chiude e lascia scivolare quella matita viola. Che cos'è allora alla fine? È una bacchetta magica? No, è qualcosa di più. È una bacchetta magica del Novecento. Una bacchetta magica che non serve per comandare il mondo, ma serve per comandare e guidare la propria immaginazione, per cui i nostri passi all'interno del mondo della fantasia e all'interno della lettura di un libro.